delle guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, nessuno storico e nessun filosofo ha rivelato la vera profonda origine, perché in genere gli storici si attaccano ai fatti, come è necessario anche per loro fare, ma i fatti sono infiniti e sono legati l'uno all'altro. Quindi diventa arbitrario cominciare da un certo fatto, negando tutti quelli che vengono prima, e da quel certo fatto continuare a sviluppare altri fatti che sono venuti dopo. Rimane una cosa, una decisione arbitraria. E dice, ma allora tu come fai? Bisogna, anche i filosofi non ci arrivano, perché i filosofi non sono studiosi tanto dei fatti quanto dei principi, però non ci sono arrivati. Invece il vero filosofo, che secondo me è il filosofo pitagorico, nel senso che Pitagora, che ha inventato questa parola, filosofo, amante della sapienza, questo vuol dire filosofo, ha anche detto che il filosofo è lo studioso della natura. Quindi non dei concetti, dei principi, ma della natura, della vita. E il vero filosofo è colui che studia la natura e la vita e che quindi narra queste cose con lingua comprensibile. Perché la lingua, invece di quelle che perseguono gli scazzi concettuali, soprattutto tra colleghi, filosofi, professori e filosofie, eccetera, quelle sono lontane dalla natura e dalla vita. Il mio motto è nil nisi ex natura, cioè non c'è niente che non venga dalla natura. Anche le cose più spirituali hanno sempre un'origine naturale. La natura non è solo materia, come potremmo pensare, come in genere tendiamo a pensare, ma è tutto viene, se vogliamo, anche dalla materia. Infatti i panteisti, Spinoza, eccetera, dicono che la sostanza è una, che però noi percepiamo in due modi diversi, come materia e come spirito. Però sono due modi di percepire la stessa cosa, che è una sola, insomma, è la sostanza. E quindi, come si spiegano queste due guerre mondiali? Si spiegano col fatto, appunto, che le civiltà, come ha detto un filosofo tedesco, sono organismi che durano magari qualche millennio, ma come tutti gli organismi, tutti gli esseri viventi, che siano esseri umani, che siano piante o che siano civiltà, come nascono, così si sviluppano, tramontano e muoiono. La civiltà in cui noi viviamo è la civiltà occidentale, come si dice, l'Occidente. Il tramonto, si parla sempre del tramonto dell'Occidente. Questo significa che la civiltà occidentale, che è durata circa 2000 anni, col cristianesimo, che però si attaccava alla civiltà pagana, eccetera, eccetera, è venuta al suo tramonto nella nostra epoca, cioè tra la fine dell'Ottocento e tra la seconda metà dell'Ottocento, in cui è maturata questa crisi, di cui Nietzsche è l'esponente principale, che l'ha spiegata, almeno nei limiti in cui poteva farlo, perché anche lui non ha spiegato tutto, non è arrivato fino in fondo, come i protagonisti di un periodo non si vedono nel processo secolare di cui sono anelli, insomma, vedono la parte che a loro compete nella loro epoca, insomma. Comunque Nietzsche ha spiegato abbastanza la crisi dell'Occidente, diciamo, per cui possiamo dargliene merito, ma insomma no, la crisi dell'Occidente va spiegata in modo da capire che la civiltà nostra occidentale era, che aveva dominato il mondo, specialmente
negli ultimi secoli l'Europa, che era fatta di tanti popoli, di tante nazioni diverse, anche in contrasto tra loro, però verso l'esterno si presentava l'Europa come un organismo multicefalo, cioè un organismo con molte teste, che verso il resto del mondo era un organismo comunque aggressivo, conquistatore, ha colonizzato una gran parte del mondo. I popoli europei, le nazioni europee hanno colonizzato una gran parte del mondo e hanno esercitato un primato politico mondiale finché sono stati nella loro massima potenza. Ma noi sappiamo che la massima potenza prelude alla decadenza e infatti dopo questa massima espansione dell'Europa nel mondo è cominciata la decadenza. Questo primato ha cominciato a traballare, eccetera, eccetera. La storia che fa l'uomo, non è l'uomo, l'uomo opera, ma opera come una marionetta delle forze storiche. Per esempio Hitler è un mostro, umanamente, d'accordo. Il nazismo è una cosa mostruosa. Però il nazismo, espressione radicale del fascismo, è stato un tentativo dell'Europa di ripristinare il primato vacillante. Infatti Hitler voleva non l'alleanza tanto con l'Italia, che l'ha rovinata in realtà, l'ha costretta a fare dei grandi sacrifici, a privarsi di forze che gli servivano in altri campi per aiutare l'Italia contro la Grecia e in altri casi. E quindi praticamente si voleva alleare con l'Inghilterra, perché capiva che solo alleandosi con l'Inghilterra poteva veramente riuscire nello scopo di mantenere il primato politico all'Europa. Però in realtà i tempi erano tramontati, questo non era oggettivamente possibile. E infatti è avvenuto così, che l'Inghilterra non ha accettato di condividere con le leggi tedesche questo tentativo di ripristino. È stata più saggia l'Inghilterra, perché anche alla fine della guerra ha ridato la libertà all'India e altri popoli, senza fare la guerra che la Francia, per esempio, per voler mantenere il suo dominio, ha fatto con l'Algeria. La guerra con l'Algeria è costata tanti morti, alla fine De Gaulle ha capito che doveva rinunciarci, insomma. Perché l'Europa a un certo punto era arrivata alla fine del suo ciclo vitale e doveva finire, non c'erano santi. È un po' come il padre dei figli che diventano adulti e vuole ancora dominarli. Può farlo per un po' di tempo, ma alla fine i figli, secondo Freud, uccidono il padre. Cioè è innaturale, è una cosa che diventa sempre più forzata e quindi suscita la ribellione dei figli. E così anche l'Europa, insomma, ha suscitato la ribellione quando non ha concesso la libertà. E quando ha concesso la libertà invece ha mantenuto un vincolo. Per esempio l'Inghilterra, nella sua saggezza, ha mantenuto i vincoli. L'India parla l'inglese, parlano tante lingue loro, a seconda delle varie parti del paese. Però in realtà la lingua unica è l'inglese. Le istituzioni si ispirano all'Inghilterra, l'Australia, la Nuova Zelanda, pensano all'Inghilterra come alla madre patria, quindi ha mantenuto con una politica saggia, hanno mantenuto una parte del loro potere, diciamo così, del loro influsso, hanno mantenuto un grande influsso, cosa che le altre nazioni non sono state capaci di fare, e quindi hanno perso tutto, hanno rotto i legami, eccetera, eccetera. Insomma, alcune l'hanno fatta, altre no. Insomma. Comunque, al tempo appunto in cui questa fine non c'era stata ancora, poiché le grandi civiltà non nascono e non periscono in modo pacifico, ma sono grandissimi scossoni nella natura, la civiltà occidentale, che era stata con l'impero cristiano più forte, più efficace, più lungo dello stesso impero romano, però era stato di una tale potenza che alla fine l'Europa non poteva cedere
il suo primato pacificamente. Quindi ha avuto un colpo di coda, il fascismo e il nazismo in particolare, come intensificazione tedesca, insomma, radicale del fascismo, più all'acqua di rose italiano, per così dire, nei mezzi, non nella volontà. La volontà era malefica come quella di Hitler, però i mezzi italiani si sa che fanno ridere rispetto ai mezzi tedeschi di guerra, eccetera. E quindi è stato il colpo di coda dell'Europa per ripristinare il traballante primato europeo nel mondo. E quindi anche Hitler, mostro com'era, è stato però un uomo politico, perché aveva, senza saperlo veramente, senza rendersene conto, però aveva una funzione politica che si rivela, come ho detto, soprattutto nel fatto che lui ha cercato l'alleanza giusta negli inglesi, però voleva dettare lui le leggi, poiché l'Inghilterra era stata ultimamente signora del mondo, più delle altre nazioni europee. Naturalmente non poteva accettare di fare un'alleanza con le leggi dell'alleato tedesco, insomma. Non solo, ma anche, bisogna riconoscere, per umanità, perché i nazisti erano delle bestie trionfanti praticamente. Non si è mai visto una bestialità talmente trionfante come quella dei nazisti, perché non si tratta solo di uccidere i nemici, eccetera, ma si trattava proprio anche di gioire della bestialità. Ed è purtroppo i tedeschi, che sono un popolo giovane e quindi pieno, come la gioventù, porta una grande aggressività, che si proietta nel futuro, deve preparare il futuro. Però il popolo tedesco, più giovane di qualche millennio degli altri popoli, greco, italiano, eccetera, eccetera, che hanno il vizio della vecchiaia, intendiamoci, che è un vizio grave anche quello. Però anche la gioventù, che porta l'efficienza, porta il senso della collettività, eccetera, che è stato per esempio anche quello dei romani. Però poi c'è anche il genio dei popoli, c'è un genio della misura che è stato quello latino e un genio della dismisura che è stato quello tedesco, perché i tedeschi sono radicali. Nietzsche per esempio è un grande genio, però ha anche una dismisura, per cui ha dei lati praticamente che hanno fondato nell'empirio della filosofia, hanno fondato i principi del nazismo, insomma. Si dice di no, tutti vogliono dire di no, perché Nietzsche di persona era una persona così umana e minacciata dal senso di compassione per gli uomini, che ha dovuto lottare tutta la sua vita contro la compassione, finché ha ceduto abbracciando un cavallo quando è impazzito, come dice la storia o la leggenda, a Torino, che lui aveva visto un cocchiere frustare crudelmente un cavallo e l'aveva abbracciato. Insomma. Cioè la pietà aveva preso il sopravvento in lui, dopo tutta una vita spesa a lottare contro la pietà, insomma, che purtroppo i nazisti c'erano riusciti con la loro scuola della violenza, nessuna pietà per nessuno, eccetera. Ma si erano trasformati in bestie aggressive, bestie trionfanti addirittura, perché buttavano i bambini in aria e gli sparavano come nel tiro al piattello, insomma. Cioè facevano gli oggetti con la pelle dei prigionieri, eccetera, eccetera, insomma. Cioè queste cose hanno macchiato il popolo tedesco per l'eternità di nefandezza, insomma. E quindi, però, questo spiega il vero senso delle due guerre mondiali, che nessun filosofo e nessuno storico ha spiegato così, e che io ho addirittura riassunto in un Elsevier sul Corriere della Sera del 2001, mi sembra, o 2000 o 2001, che si può sempre cercare e leggere.